4 della stagione 2017-2018 il Pala Carucci torna a essere il palcoscenico della Serie D con la finale della Coppa Provincia Latina. La Puc Ardeano pronto ed è adesso l'arrivo del fischio d'inizio, lo gestisce la nuova Floriscio che alza in avanti De Celis, prova a girarsi, calciare, poi c'è il secondo tiro con la ribattuta da Giardino, riparte Lido il Pirata, Marrone fermato da Icelis, prova la fiandata, palla che di poco finisce sullo specchio della porta fuori dalla linea che delimita l'area della porta difesa da Giunta che va ora subito a piazzare la barriera. Corsa breve per De Celis, in mezzo Di Marcio, il gol che sblocca il match con Di Marcio e c'è il vantaggio 1-0. Marrone, Giardino, prova a girarsi, prova anche la conclusione, ribattuta da Corradini. Marrone lotta, non perde il pallone, poi prova anche a calciare, lascia Giardino, si interpone Di Marcio, se ne va il calcio verso la rete, ma c'è Giunta che lo chiude, poi se ne va Marrone, il fraseggio verso Ceba, prova anche la soluzione svirgolata, sì, quasi triplo per la nuova Florida per Alessio Caporaletti. Marrone alza verso Ceba, prova la palombella a Marrone, intanto va a recuperare il proprio Marrone, prova a portarsi il pallone con il sinistro, il gol del pareggio di Alejandro Marrone. Stagione per il team Pomedini, Carioti prova la soluzione, pallone fermato proprio da Di Napoli in mezzo, va la triangolazione Di Napoli, ancora Marrone con il mancino, scodella in avanti, la possibilità per il gol del vantaggio che non spreca a questo punto Ceppa, il gol del vantaggio sulla corsia di destra, non passa dove c'è Marrone, Babusci poi tenta di andarsene, di accentrarsi, lo scambio verso De Celis, il gol del pareggio di Ivano De Celis, 2-2, riporta in parità il match la nuova Florida, si accentra, riesce a scambiare con Muccitelli, poi palla che arriva addirittura a Marrone che svirgola, forse trova la soluzione con Di Marcio, palla sull'esterno della rete, riparte Marrone lanciato da Giunta, adesso il tiro con il mancino, pronto a rimettere in gioco, all'indietro c'è Muccitelli, prova la finta con il corpo, poi anche a calciare, il gol del vantaggio di Paolo Muccitelli, sorprende Corradini proprio sul filo, si nota la stanchezza e arriva al duplice fischio della coppia Luca Spaziani e Luca Giannone della sezione di Frosinone che manda le squadre al riposo, pronto per ripartire, arriva adesso il semaforo verde, Giardino, il tiro, il palo interno, terzo per i fondani, Giardino per Ceppa, Orsi prova il diagonale, palla che danza davanti la porta di Corradini, Ceppa Denis alza il pallone verso Sacchetti, palla messa in mezzo, palla che va a lambire il palo, Colasanti adesso se ne va, è l'intervento prodigioso da parte di Giunta che poi su adesso Ceppa Denis, adesso Orsi con l'esterno simbolo, Babusci prova la soluzione ancora con Cariodin due volte, palla con Tardi più lesso per il Nuova Florida, prova la soluzione, la fiondata verso Giunta, lancia Ceppa, prova la soluzione in diagonale, Marrone glielo soffia, lo recupera ancora con la Santi, con Babusci se ne va in avanti, il pallone arriva in area, uomini con Giunta addirittura sono quattro, venito il prolunga Di Napoli con Babusci, il questa volta sulla fiondata di Babusci,
se ne va Marrone, prova la soluzione, il gol di Alejandro Marrone, e Lido il Pirata sperlonga, porta più 2 il vantaggio ed è un 4-2. Cepa, Orsi sfugge via, ancora Marrone, semina al panico, poi ci prova la fiondata di Cepa. Bene nelle fasi di coppa o addirittura dei playoff. Marrone ancora per il Lido il Pirata, prova adesso la fiondata e fa vanita per il Lido il Pirata, sperlonga ed è la tripletta personale. A questo punto il gol di Alejandro Marrone, ancora per il Nova Florida, sale e poi il tiro di Contardi. Il gol di Contardi, Babusci, Di Mascio, possibilità, Radini, e arriva il triplice fischio finale. Lido il Pirata sperlonga, batte Nova Florida per 5-3. Gol tripletta per Alejandro Marrone, Cepa Olzi e soprattutto un gol strepitoso di Muccitelli. Cala il sipario anche su questa edizione, stagione 2020.